Nella scorsa lezione abbiamo trattato il modo con cui è possibile risolvere un sistema di equazioni lineari, un sistema costituito da due equazioni in due incognite al primo grado. Ebbene, ora facciamo un passo in avanti, vediamo di risolvere un sistema di equazioni costituito questa volta da tre equazioni in tre incognite di primo grado, sempre di tipo lineare. Ecco, un sistema appunto di questo genere può essere rappresentato in questa maniera, come appunto tre equazioni nelle incognite x, y e z che sono legate appunto da una relazione lineare. Io per poter rendere più semplice la risoluzione di un sistema appunto di questo genere ho pensato di realizzare un esercizio ad hoc di astronomia, come ho fatto ad esempio anche nella lezione precedente, proprio per fare capire come la matematica possa essere applicata all'astronomia. Ecco, in questo caso io ho immaginato che le incognite x, y e z di questo sistema di equazioni siano in realtà le distanze di alcuni pianeti del nostro sistema solare dal centro del nostro Sole. E queste distanze per comodità di calcolo le ho considerate come se fossero paragonate alla distanza che ha la Terra dal Sole, quindi espresse in unità astronomiche. Ricordo appunto che una unità astronomica è uguale alla distanza Terra-Sole, la quale a sua volta è uguale a 150 milioni di chilometri. Quindi tutti i pianeti che ho preso in considerazione, che dobbiamo scoprire quali sono risolvendo questo sistema di equazioni, sono espresse in unità astronomiche. Quindi questo 10, questo 17 e questo 11 in realtà rappresentano appunto le unità astronomiche. Allora, per fare questo esercizio innanzitutto voglio semplicemente ricordarvi quali sono le distanze di alcuni pianeti che ci sono nel nostro sistema solare, partendo ad esempio dalla Terra. La Terra, come abbiamo detto, ha una distanza dal Sole di una unità astronomica. Marte una unità e mezzo, Giove 5 unità astronomiche, Saturno 10 unità astronomiche, poi Urano 20, Nettuno 30 e Plutone 40. Ebbene, per questi ultimi pianeti ho dato dei valori interi, anche se poi in realtà le distanze effettive si discostano di poco dalle 20, dalle 30, dalle 40 unità astronomiche, ma proprio per facilità di calcolo ho preferito mantenere questi numeri interi. Quindi allora, nella risoluzione di questo sistema di equazioni dobbiamo trovare appunto i valori che assumono le x, le y e le z, quindi le distanze di qualcuno di questi pianeti, che ancora non vi dico quali sono, ma li scopriamo strada facendo, risolvendo appunto questo sistema. Come abbiamo visto, con i sistemi di equazioni in due incognite, quindi costituite da due equazioni, i metodi di risoluzione erano molteplici. Quindi, nonostante esistano diversi metodi per poter risolvere dei sistemi di equazioni di questo tipo, io ho accentrato la mia attenzione sul metodo di Cramer, che è il metodo che viene utilizzato più di frequente non solo per risolvere sistemi di tre equazioni in tre incognite, ma anche per sistemi con ordine superiore, quindi con quattro equazioni in quattro incognite e così via, proprio perché sfruttando la tecnica dei determinanti è possibile calcolare abbastanza facilmente le soluzioni di queste equazioni. Ecco, come ho detto, qui abbiamo una rappresentazione più o meno grafica di quelli che sono i pianeti che dovremo poi andare a determinare tramite la soluzione di questo sistema di equazioni. Quindi il pianeta A, B e C avranno determinate distanze dal Sole e quindi noi dobbiamo vedere a che cosa corrisponde il pianeta A o il pianeta B o il pianeta C, dalla risoluzione appunto di questo sistema. Quindi per poter applicare il metodo di Cramer dobbiamo innanzitutto calcolare il determinante delle incognite, che è costituito praticamente dai coefficienti che sono presenti in queste incognite. Quindi il determinante delle incognite è dato dalla prima colonna con i coefficienti 5, 2 e 1,
mentre la seconda colonna relativa alla x è data da 3, 7 meno 4, la terza colonna è data da meno 1, meno 2, più 3. Però al tempo stesso, per poter risolvere questo sistema con il metodo di Cramer, dobbiamo anche calcolarci i determinanti delle incognite x e delle incognite y e delle incognite z, chiamate rispettivamente delta x, delta y e delta z. Come avevamo già visto nelle lezioni precedenti, per ottenere questo determinante non bisogna far altro che sostituire i valori dei termini noti rispettivamente al posto della x in questo caso, della y in questo caso e della z nell'ultimo caso. Quindi il determinante delta x risulta da 10, 17 e 11 per la parte x, 3, 7, meno 4 per la y e meno 1, meno 2, più 3 per la parte z. Mentre per quanto riguarda il determinante della y, delta y è dato appunto dai valori dei coefficienti 5, 2, 1 della x. Poi al posto della y si sostituiscono i valori noti 10, 17 e 11 e infine meno 1, meno 2, più 3. Il delta z, analogamente, si tratta di sostituire questi valori dei termini noti al posto dei coefficienti della z. Quindi avremo 5, 2, 1, 3, 7, meno 4, 10, 17 e 11. Allora andiamo un po' a risolvere i vari determinanti e vediamo che cosa si può ottenere. Ecco, allora io vi avevo detto nelle scorse lezioni che c'erano sostanzialmente due modi per risolvere dei determinanti di ordine superiore al secondo, e quindi un determinante 3x3 si può risolvere o con i complementi algebrici e quindi utilizzare il metodo di Laplace, oppure utilizzare una formulazione decisamente più semplice che viene chiamato metodo di Sarrus, il quale consiste nel creare, oltre al determinante che abbiamo impostato qui, affiancare a questo determinante la prima e la seconda colonna del determinante stesso, come è rappresentato in questa maniera. Quindi la soluzione di questo determinante con la regola di Sarrus è abbastanza elementare, perché si tratta di eseguire i prodotti delle prime tre colonne a questi sottrarre i prodotti delle altre tre colonne che si ottengono in maniera diagonale, però partendo dal basso verso l'alto. Quindi se noi facciamo il prodotto del primo elemento per il secondo della seconda colonna e il terzo della terza colonna, otteniamo 5 per 7 per 3. Poi andando avanti dobbiamo fare 3 per meno 2 per 1, 3 per meno 2 per 1, più meno 1 per 2 per meno 4, più meno 1 per 2 meno 4, meno 1 per 7 per meno 1, meno 1 per 7 per meno 1, meno ancora meno 4 per meno 2 per 5, meno 4 per meno 2 per 5, infine meno 3 che moltiplica 2 per 3 ancora. Quindi ecco, con questa serie di prodotti, somme e sottrazioni, possiamo arrivare al risultato diretto del determinante delle incognite, chiamato delta. Quindi se facciamo i conti, questa prima parte viene 105, questa seconda parte viene meno 6, questa terza parte viene meno 8, questa quarta parte viene meno 7 e questa ultima parte viene meno 18. Vi ricordo soltanto che gli ultimi tre valori hanno sempre comunque il segno meno davanti, per cui in questo caso dove abbiamo un meno 7, con il meno davanti diventa poi un più 7, mentre qui, dato che erano positivi i valori finali, 4 per 2 fanno 8, 8 per 5 è 40, però con il segno meno diventa ancora meno, e qui meno 3 per 2 per 3 fanno 3 per 2, 6 per 3, 18, con il meno resta 18, meno 18. Quindi eseguendo queste somme e sottrazioni otteniamo che il valore del determinante delta è uguale a 56. Con lo stesso metodo, lo stesso criterio, noi possiamo utilizzare la regola di Sarrus anche per i determinanti delta x
delta y e delta z. E qui non sto a ripetere tutti i conti, perché basta che seguiate questa impostazione che avete visto per il primo determinante, che si ottiene il valore finale di questi determinanti. Quindi il delta x ha un valore di più 56, il delta y ha un valore di 280, il delta z ha un valore di 560. Per cui, se vi ricordate dalle lezioni scorse, il valore dell'incognita x era data dalla delta x diviso delta. Lo stesso dicasi la y, che era uguale a delta y diviso delta, e lo stesso dicasi per la z, che è uguale a delta z diviso delta. Quindi, andando a sostituire i valori che abbiamo ottenuto poco fa, delta x uguale a 56, delta è uguale a 56, perché l'abbiamo ottenuto qui, 56 diviso 56 uguale a 1. Quindi il risultato dell'incognita x è uguale ad una unità astronomica. Mentre la y abbiamo ottenuto un 280 per il delta y diviso 56, 280 diviso 56 fa 5 unità astronomiche. La z è uguale al delta z, che è 560, diviso il delta, che è sempre 56, quindi 560 diviso 56 uguale a 10 unità astronomiche. Quindi vedete che la x è a una unità astronomica, la y è a 5 unità astronomiche e la z e a 10 unità astronomiche. Ma che cosa corrispondono questi valori delle incognite? Andando a guardare la tabella, vediamo che una unità astronomica corrisponde proprio alla Terra, mentre 5 unità astronomiche corrisponde al pianeta Giove, mentre Z, che ha 10 unità astronomiche, corrisponde a Saturno. Quindi i tre pianeti che sono stati presi in considerazione e che soddisfano un sistema di tre equazioni in tre incognite di questo tipo sono proprio la Terra, Giove e Saturno. Quindi potete, a questa stregua, per esercitarvi, cercare di creare degli altri sistemi di equazioni cambiando a volontà questi coefficienti, però partendo dall'ipotesi di conoscere già quali incognite voi volete determinare. Bene. Questo è tutto per quanto riguarda i sistemi di equazioni lineari. Non sto a dilungarmi ulteriormente sugli ulteriori sistemi di equazioni lineari a più di tre incognite, perché poi la procedura è praticamente la stessa, in quanto per la risoluzione di sistemi di ordine superiore poi al terzo si può utilizzare sempre il metodo di Cramer. Chiaramente la regola di Saarrouse, quando il sistema di equazioni è maggiore di tre equazioni, non si può più adottare, però c'è sempre il metodo di Laplace con i complementi algebrici che permette appunto di ottenere dei risultati abbastanza facilmente, anche perché sulla rete abbiamo, come vi avevo citato precedentemente, dei programmi che ci permettono di calcolare qualsiasi tipo di determinante. Vi ricordo appunto che quel sito era matrixcalc.org.it, che appunto permette di risolvere qualsiasi tipo di determinante. Arrivederci alla prossima lezione.